Sì, io mi focalizzo su due aspetti particolari che riguardano il comune, perché naturalmente adesso mi aspetto che nel patto di stabilità che la provincia vuole adottare nei confronti dei comuni si scarichi come al solito tutta la responsabilità sullo Stato. Intanto ricordo sempre che la provincia di Trento non ha nessun obbligo di applicare il patto di stabilità nazionale sui suoi comuni, perché lo può fare in terra. E poi evidenzio due aspetti che se invece lo applicasse su alcuni riferimenti puntuali che sono inclusi invece in questa manovra, io sarei felice, perché questa manovra prevede un concetto importantissimo sul quale noi della Lega parliamo sempre, la concertazione. Qui viene introdotto il principio per cui adesso la concertazione per la definizione della modalità del raggiungimento delle obiettivi del patto di stabilità, che finora la concertazione era accordata solo alle regioni a statuto speciale, viene accordata anche alle ordinarie, cioè vuol dire ci sediamo assieme e quando non siamo d'accordo sul numero non ci si alza, non si alza nessuno. Finora questo beneficio serviva solo le speciali e non le ordinarie. Noi da tempo chiediamo al governatore che adotti la concertazione nei confronti dei comuni che evidentemente devono discutere il patto di stabilità loro con la provincia e non l'ha mai fatto. Un altro aspetto invece importantissimo qui che viene fuori in maniera importante è quello del fatto che si stabiliranno delle classi, una classe virtuosa per enti locali e regione, questi saranno esclusi, non concorreranno dal 2013 agli obiettivi fissati al patto di stabilità. Quindi si comincia in quel ragionamento che vuole passare da quella che è la spesa storica all'applicazione di quel criterio importante che è nella legge del federalismo fiscale, che è la 42 del 2009, al costo standard e quindi fabbisogno standard. Cosa che il nostro governatore non vuol sentire. Noi abbiamo presentato nel bilancio 2010 un ordine del giorno apposito dicendo vogliamo che in provincia di Trento si definiscano i costi standard in relazione alle funzioni essenziali che svolgono i comuni, in modo da dare vita al trasferimento standard sulla base del costo. Faccio un esempio. Quanto può costare un ufficio tecnico per un comune? Chiaramente in un range da 1.000 a 2.000 ci possono stare tutti, perché ci sono dei costi fissi che si dividono diversamente. E noi vorremmo arrivare a quello, quindi, perché sappiamo bene che il 99% dei comuni del Trentino avrà beneficio da questo, perché oggi la verità è che i grandi comuni si prendono risorse molto più alte di quelle evidentemente dei piccoli comuni. E noi sappiamo che il nostro Presidente non vuole andare in quella via, perché qui si vuole mantenere il trasferimento su spesa storica, che è una situazione che giustamente non viene più riconosciuta da questa finanziaria. Bolzano, do una informazione, attraverso il regionale sapete che abbiamo la competenza sui comuni, quindi abbiamo questo scambio. Bolzano invece sta andando molto avanti su questa definizione del costo standard sui comuni, proprio dei trasferimenti. E l'ultima cosa, proprio qui parlo ad esempio del blocco delle spese del personale, no? A livello nazionale si bloccano le spese del personale quando queste sono pari o superiori al 40% della spesa corrente. Se in Trentino applicassimo questa norma, noi saremmo fortunatissimi. Savoia, cosa dici? Perché i comuni del Trentino, eccetto i comuni grandi, Trento lo vedete per intenderci, hanno tutta un'incidenza della spesa di personale su un 35%, quindi questi potrebbero avere ancora un range del 20% per fare assunzioni nell'ambito del turnover, che oggi invece il nostro patto di stabilità non prevede. Quindi diciamo, per certi aspetti non diciamo che se queste norme avessero cogenza anche sugli enti locali del Trentino, paradossalmente noi ne avremmo un vantaggio, paradossalmente, capito come? Perché dopo altre cose ci sarebbero, questi sono i tre concetti più importanti. Se fossero progetti, noi diciamo ne avremmo sufficientemente parlato.